Una coltre colorata di coriandoli misti a stelle filanti ha ricoperto ancora una volta la pavimentazione del centro storico nisseno. Martedì 21 febbraio, tra risate, musica, giochi e palloncini, i bambini e bambine della città si sono dati appuntamento in centro, indossando ancora una volta i propri costumi di carnevale. I più gettonati, quelli delle principesse, supereroi, e non sono mancate nemmeno tante piccole mercoledì. Il martedì grasso ha chiuso la parentesi carnevalesca nissena e ha regalato ancora una volta qualche ora di divertimento, soprattutto per le fasce più giovani. In queste settimane si sono susseguite infatti feste private, iniziative organizzate nelle varie parrocchie e non solo, e anche il centro storico negli ultimi giorni ha accolto numerosi cittadini durante diversi eventi promossi dal comune e realizzati insieme alle associazioni e realtà del territorio, dal giovedì al martedì grasso per l'appunto. Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole, dai più grandi ai più piccoli, e mentre nei primi due giorni e la domenica il palco era stato allestito vicino alla chiesa di Sant'Agata al collegio, questa volta sono state la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano a fare da cornice all'evento, con giochi gonfiabili e animazione. Bello, bello, poi il divertimento per i bambini ovviamente ci vuole. Dopo tanti anni, finalmente un po' di divertimento per tutti, grandi e piccoli. Cosa le piace del carnevale? Le risate, un po' di allegria, ci vuole. Quali sono i costumi più gettonati anche dai suoi figli? Quest'anno i miei figli abbiamo Capitan America e Belle, la principessa. Purtroppo è terminato, però è stata una bella, penso, esperienza per i bambini, perché da un po' di anni che, diciamo, queste manifestazioni purtroppo non vengono più svolte a causa magari del Covid, della pandemia, non ha permesso la città di poter fare queste manifestazioni. Però quest'anno c'è stata questa opportunità e penso che i bambini e anche noi genitori siamo abbastanza soddisfatti. La città potrebbe fare, diciamo, di meglio, però accontentiamoci di poco.